Faccia l'appello! Monti! Francesca! Presente! Federico! Poi c'è un casiniero! Ciao! Ciao!
annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Signore.
qua di trasferenza, ma siamo tanti di trasferenza, perché noi stasera abbiamo vinto un campionato, un grosso campionato, abbiamo portato una barra qua a Ischia, a far sì che adesso lo dice qua, un campionato più grande, a far sì che prendete una coppa di campione, arrivate di più. Allora, all'amici di tutto, e noi lo lasciamo in carica, perché lui è non è un sacerdote, è un uomo buono, un uomo che ha molta fede, un uomo che si avvicina alla gente, un uomo che sa stare e dà tanta come da tutti. E noi dobbiamo dire, è normale che dopo tanti anni la Chiesa ci sono dei divorzi, ma dopo i divorzi si volta a Dio, e quindi ecco che i sacerdoti si devono spostare, quindi non abbiamo nessun rancore, nessun pensiero cattivo verso la Chiesa, perché è giusto, perché ogni sacerdote deve dare il suo a tante altre comunità, e da una parola deve fare, la saprà dare, come voi siete stati vicino, ma molto vicino a Donna Barba, Donna Barba è vostro, ve lo lasciamo, vi raccomandiamo, fategli vicino, ha bisogno di voi, e quindi che cosa vi devo dire, sia al popolo. Qualche altra cosa, Donna Barba, quando c'hai del tempo, quando c'hai qualcosa, noi non ti dimentichiamo, ti aspettiamo a braccia aperte, a passare le momenti. Diciamo che dopo l'appello apparato del collega sindaco abbiamo una grossa responsabilità, Donna Barba. Ti dobbiamo trattare benissimo, altrimenti arriveranno da magistrato. Sono consapevole
che nessuno fa storia da solo. Tutti noi dipendiamo gli uni dagli altri. Carissimi parrocchiani, il Signore mi ha chiamato e mi ha messo fra voi, perché possiamo camminare insieme nella comprensione, nell'amicizia, nella collaborazione e soprattutto nella fede. Di fatto, camminare insieme nella comunione, partecipazione e missione è ciò che deve caratterizzare la Chiesa sinodale che Papa Francesco ci chiede di vivere nella nostra Chiesa. Ciò significa che siamo chiamati ad incarnare lo stile di Dio che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità. Il buon pastore conosce le sue pecore una per una e sarà questa una mia premura. Ma è anche vero che le pecore devono conoscere la voce del suo pastore quando si prega, quando ci si incontra, quando si lavora insieme. Voi avete ringraziato a Don Antonio, anch'io colgo l'occasione, essendo l'ultimo arrivato, ecco, per ringraziare Don Antonio che mi ha preceduto per tutto quanto ha fatto e dato a queste comunità per ben 22 anni. Ringrazio infine tutti i miei ex parrocchiani di Magisano e di Vincolesi, che questa sera davvero mi avete dimostrato il vostro affetto, la vostra vicinanza, accompagnandomi qui ad Ischia insieme ad altri amici, cominciando dal sindaco, la moglie, l'amministrazione comunale di Magisano e tutti voi ex parrocchiani, che con la vostra presenza avete arricchito questa celebrazione che segna l'inizio del mio nuovo ministero pastorale ad Ischia sullo Jonio. Eccomi pronto a camminare con voi. Che Dio ci benedica e la Madonna ci protegga insieme a tutti i santi che voi venerate in queste comunità. Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro sull'Acero, vicaria di Soperato. Verbale di missione nell'ufficio di parroco, nell'anno 9 del pontificato di Sua Santità Francesco, primo del ministero episcopale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Claudio Magnago, il giorno 26 del mese di novembre, nella chiesa di Maria Santissima Annunziata, della parrocchia di San Nicola Vescovo, in Ischia sullo Jonio, sono presenti il reverendo sacerdote Vincenzo Bruno Schiavello, vicario foraneo delegato dal vescovo ad espletare i riti della presa di possesso, il reverendo sacerdote Alvaro Amariles, parroco delle parrocchie San Nicola Vescovo in Ischia sullo Jonio e Santissima Annunziata in Ischia sullo Jonio Marina, i confratelli sacerdoti, i sottoscrittori testimoni ufficiali. Il reverendo sacerdote Alvaro Amariles si presenta al vicario foraneo per l'inizio solenne del suo ministero. Dopo la lettura del decreto di nomina, il vicario foraneo, seguendo il cerimoniale in uso, ha immesso il reverendo sacerdote Alvaro Amariles nel pieno possesso canonico delle suddette parrocchie, disponendo che di tale avvenimento fosse redatto regolare verbale in triplice esemplare, di cui uno destinato all'archivio della cancelleria della curia arcivescovile diocesana e gli altri due agli archivi delle parrocchie interessate. È richiesto, nella qualità di vicario foraneo, ho redatto il presente verbale, che letto è stato confermato e sottoscritto. Ischia sullo Jonio, 26 novembre 2022.
Dio che avete salvi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta della carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando egli verrà nella sua gloria. Amen. La benedizione del Signore con me, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi e rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore facciamo pace. Sotto il crocifisso. Siamo al sindaco.